come un bilancio su questo mercato espanso dalla Virtus, iniziato con il mister Bizzotto fino ad arrivare ad acquisti importanti anche come Adrian Ricchiuti? Diciamo che la società veniva da un paio di anni con dei problemi extracalcistici che tutti conosciamo, e ci siamo ritrovati a marzo appena noi abbiamo concluso il campionato e si è deciso insieme al presidente e al team manager di fare una rivoluzione per ripartire da capo e riportare entusiasmo in un ambiente che appunto nelle ultime due stagioni non ha fatto bene sul campo, e quindi si è ripartiti e per dare credibilità alle parole abbiamo deciso di puntare su un allenatore come Gigi, che non ha bisogno di presentazioni, perché anche nel campionato sammarinese comunque ha sempre allenato in squadre importanti per obiettivi importanti. Ecco, appunto, hai parlato, l'ultima tua parola è stato obiettivi importanti, obiettivi che si dovrà sicuramente porre anche la Virtus, che riparte forse da una stagione un po' difficile, ma che sicuramente non può che puntare in alto quest'anno. La Virtus parte con un progetto a 2-3 anni per provare a vincere qualcosa, e non sarà facile perché comunque la squadra è completamente nuova, ci sono praticamente solo 5 confermati, il resto dei ragazzi sono tutti nuovi, quindi non sarà facile sicuramente l'inizio, ma quello che c'è, che vedo anche nell'ambiente, è sicuramente un ritrovato entusiasmo, che è quello che ci servirà per lavorare. Dovremo lavorare tanto, ma gli obiettivi sicuramente per far bene non ci mancano, e speriamo di poterli ottenere poi sul campo. Partiamo da zero, quindi questo ci dà l'opportunità di fare molto bene, secondo me, perché come hai detto te giustamente non abbiamo obiettivi, abbiamo tutto da guadagnare. Vedo che la squadra è giovane, per cui siamo molto carichi, per cui dal mio punto di vista non vedo l'ora di iniziare. Anche il cambio d'allenatore da Sperindia Bizzotto, lo conoscevi già, ci hai mai giocato, sai che persona è, soprattutto come credi possa influire sulla vostra squadra? Personalmente no, non lo conoscevo, lo conosco perché anche lui, essendo stato a San Marino altri anni, lo conosco per nome. Da quello che mi dicono è un allenatore molto in gamba e esige il giusto, per cui credo che sia l'allenatore adatto per la squadra, per la Virtus, per ripartire adesso dopo gli ultimi anni.